minuti, dove vi sentirete assolutamente nel centro della città. Seguitemi e vi porto. Come vedete qua appunto siamo nel centro del mercato, dove potete trovare frutta, verdura, pesce, freschissimo. E giusto dietro l'angolo entriamo nell'appartamento che fa parte della storia di Venezia, perché qui c'era il primissimo insediamento veneziano, e questo palazzo dove entriamo ora è stato costruito nel 1531 in seguito a un incendio che distrusse tutta questa parte di Venezia. Ma entriamo subito. Dovremo salire 3 piani di scale, ma vedrete che la fatica verrà ricompensata. Vedete, il palazzo è stato comunque ristrutturato e quindi, nonostante sia appunto risalente al 1500, le scale e le pareti sono tutte in perfetto stato. Primo piano, come vedete è un piccolo immobile, c'è un appartamento per piano, quindi è una casa assolutamente super tranquilla. Arriviamo al secondo. Per stare a Venezia sapete che bisogna essere in forma, ma vedrete che sarete felici di essere saliti su con me. Ed eccoci qua, siamo al terzo piano. E ora vi mostro il nostro appartamento Rialto Mercato. Cominciamo con l'ingresso, che funziona anche da piccola sala da pranzo. Come vedete è uno spazio intimo, dove però comunque 4 persone possono stare sedute comodamente, ed è un luogo adattissimo per esempio per prendere una buonissima colazione. La sala da pranzo ingresso è adiacente alla cucina, che come vedete ha l'aspetto piuttosto rustico, ma è spaziosa e può comodamente ospitare 4 persone per un pranzo di tutto rispetto. C'è un'ottima dotazione di pentolame, come vedete, nuovo, molto comodo, un grande frigorifero con il suo congelatore, un microonde dove, se magari volete servirvi anche in una delle rosticcerie che ci sono presenti nel mercato di Rialto, potrete scaldarvi qualcosa velocemente quando non avrete voglia di cucinare. Come vedete ci sono anche diversi elettrodomestici come il bollitore, tostapane, la macchina del caffè a filtro e una lavatrice che fa sempre comodo in vacanza o anche se venite a Venezia per un periodo più lungo. E la cucina viene completata da una moderna appunto cucina con 4 fuochi e un forno elettrico. Qui siete nella parte più intima della casa, che si affaccia su calle Driola Donzella, una calle dal nome, come dire, dal fascino storico, e noi tutti ci chiediamo chi fosse questa misteriosa donzella che ha dato il nome alla casa. E proseguiamo con, diciamo, le aree di servizio di questo appartamento, perché in questa casa si trova anche un grande locale guardaroba lavanderia, dove c'è tutto l'occorrente per stirare e dove anche gli ospiti possono riporre comodamente i loro abiti. Come vedete c'è una grande armadiatura, lo stendino e in casa si trova anche un pinguino, un condizionatore portatile, poiché non c'è un impianto di aria condizionata, ma vi assicuro che questo sistema è più che sufficiente per rinfrescare tutto l'appartamento. Si trova anche un moderno aspirapolvere, come vedete c'è tutto l'occorrente ed è tutto chiuso in questa stanza in modo che non dia, come dire, impaccio in casa. Proseguiamo con la prima camera matrimoniale, camera doppia.
Come potete vedere è una camera molto spaziosa dove i letti possono essere preparati a scelta come matrimoniale o come due singoli, l'ideale se venite in famiglia, magari siete con due figli. Questa camera si affaccia sempre sulla calle Driola Donzella, quindi è molto silenziosa e come vedete, pur essendo in una giornata non particolarmente soleggiata, il fatto di trovarsi al terzo piano permette di avere sempre un'ottima luce. Gli armadi ve li ho mostrati, sono appunto nel locale lavanderia, ma come vedete comunque la camera dispone anche di una grande cassettiera dove gli ospiti possono riporre comodamente i loro oggetti e i loro vestiti. Andiamo avanti e vi mostro ora il bagno. Non ci si aspetterebbe in un appartamento, in un palazzo così antico, un bagno così moderno, ma questo è stato completamente ristrutturato e quindi potete vedere che i sanitari e la doccia sono nuovissimi. Quindi anche qui, e peraltro avete un bagno finestrato, che anche questo non è sempre facile da trovare a Venezia, e quindi anche qui vedete che questa casa vi offre ogni comfort che vi possa servire. Ma adesso cominciamo a entrare nel vivo di questo appartamento, cioè nelle stanze che sono il punto di forza di questa casa. Come vedete qui siamo affacciati sul Canal Grande e sul mercato di Rialto, quindi questa è la camera matrimoniale, diciamo, principale, e da qui potete già avere uno scorcio della vita a Venezia. Vedrete passare i vaporetti, le barche che trasportano la merce. Da qui potrete vedere la gondola traghetto che va da Santa Sofia al mercato di Rialto, molto comoda se volete andare nel sestiere di Cannaregio, magari a visitare la Cadoro, senza dover attraversare il ponte di Rialto. E quindi già qui basta alzarsi dal letto e avrete una vista dove vi sembrerà di trovarvi in un quadro del Cannaregio. La camera, come vedete, è luminosissima, molto spaziosa, e anche questa dispone di un comò dove disporre i vostri oggetti. Ma concludiamo con questa stanza dove tutto, dagli arredi, il lampadario e soprattutto la vista che vi mostrerò nuovamente, vi farà sentire nel cuore di Venezia. Qui è un piccolo angolo veneziano. E adesso ammirate con me la vista che potete avere da questa casa. Potete sentire il rumore del mercato, sentire i profumi, potete vedere fino alla Cadoro. In questo appartamento, anche in un giorno di pioggia, dove magari non avrete voglia di passeggiare o vi sentirete stanchi, potete tranquillamente sedervi. Tra l'altro questi piccoli balconcini possono anche fare da piccolo poggiolo e potete passarvi una giornata così ad ammirare la vista e far parte del cuore di Venezia. Quindi sono molto felice di avervi presentato anche questo appartamento, il nostro appartamento Rialto Mercato. Non vediamo l'ora di accogliervi e vi aspettiamo a Venezia molto presto.